Ogni mattina, da qualche parte nel mondo, un rider si sveglia e sa che per sopravvivere dovrà correre più veloce del suo algoritmo. Work Express parla di lavoro, di ieri e di oggi. E parlare di lavoro, beh, non è facile. Che fai? Lavori e ti lamenti. Abbiamo quindi voluto raccontare la storia di Guido, che nei primi anni del Novecento, nel 1920, entra a 17 anni all'Officine Grandi Riparazioni, una fabbrica che però in realtà rappresenta tutte le fabbriche d'Italia, e seguiamo la sua storia, che cosa è stato per lui e per gli altri operai il lavoro. Emancipazione, denaro, sì, ma anche sfruttamento, anche morti sul lavoro. Ma siamo finiti che non ci si può neanche più lamentare, ma perché? E poi le lotte, le manifestazioni, fino ad arrivare a quell'episodio triste e ancora purtroppo attuale dell'amianto. Sbattendole, eccola. Eccola di nuovo, non vorrei dire per così, Matteo, se potesse parlare. E poi ci siamo chiesti che cos'è il lavoro adesso per noi, noi che siamo sempre più autonomi, più smart worker, noi che però siamo sempre anche più pressati da un lavoro, da un'iperproduzione, più stressati, noi che inevitabilmente siamo sempre più soli. In questo mondo riusciamo ancora a concepirci come un noi? Riusciamo ancora a sentire che il lavoro è qualcosa che dovrebbe farci stare bene, benessere? Che il lavoro è un diritto per tutti e per tutte? Noi. Noi.